Memoria, società istriana, storia patria, qualcosa? Inizio del maestro Cappellari dell'Istria. Più grande di Nesazio. Perimetro di 1400-1500 metri, 1450, una roba pazzesca. Dimensione area 10 ettari circa. Che posto? Allora, sto castellino ha vari nomi. Il toponimo croato, se guarda caso, questo posto si chiama Castellir. Strano. Quando Zalori dà il nome Castellir, vuol dire che era. I castellieri più grandi, i croati li chiama Castellir, perché ciappa il toponimo dall'italiano Monte Castellier. Sì, sì. Quindi c'è il contrario. Se Lori importa un termine italiano e croato. Può succedere anche il contrario. Se uno tra i primi castellieri dell'Istria che viene ricercato, perché si rendi conto subito, che addirittura pensa che lo indaga prima di scoprire Nesazio. Prima. Quindi questo è uno dei castellieri che prima indaga nell'Istria. Perché? Perché si rendi conto che c'è il nome e che la dimensione è enorme. È enorme e resta enorme, perché pensai che Nesazio è circa 1150 metri di perimetro. 1100-1200. Questo arriva a 1400-1500. C'è più grande di Nesazio. E quando, come lo scopri? Lo scopri perché il centro delle ricerche in Istria è a Parenzo, dove a Parenzo ha fondato da poco questa società istriana di archeologia e storia patria. Non so, per dartelo a te. La maggior parte sono italiani, sì. Diventerà. E incomincia a fare la ricerca. E Lori cerca, come Marchesetti, cerca soprattutto le necropoli. Perché nelle necropoli sa che trova corredi, certo, vasi e reperti archeologici, certo, importanti. Sì, sì. E allora qua entra in azione un maestro di scuola, un tale Giovanni Cappellari, che gravita col gruppo, fa parte della società istriana di archeologia e storia patria. E siccome questo soggetto conosce ben questa zona, perché questa zona è piena di castellieri, qua che c'è una concentrazione di castellieri, quello di cui parlava anche lui, importante, siamo sopra il quieto, tra poco vedrà. Lui incomincia a fare la ricerca e probabilmente parlando con i contadini, perché siamo al solito discorso, scopri che è una zona dalla quale viene fuori dei reperti archeologici e quindi va a scavare. E va a scavare, mi per tanto tempo non riuscivo a sapere quale zona esatta, perché il castellano è enorme. Allora, pochi anni fa, gobecca l'articolo tedesco originale di chi, perché tutte le storie si incrociano, del primo archeologo di Vienna molto importante che viene a scavare castellieri in Istria. E chi c'è? C'è Moritz Hörnes, che è quel che distruggerà Moser. Sì, sì. Lui, finanziato da Vienna, una volta avuto notizia del ritrovamento della necropoli, viene a scavare qua. Siamo nel 1890 e 1892. Cappellari che scavava nel 1888-89. Lui va nel posto di Cappellari, ma io non sapevo dove era sto posto di Cappellari. Ecco perché devo rileggere adesso queste cose sulla società istriana dell'archeologia e storia patria. Però leggo da Hörnes, che Hörnes scrive in tedesco, e dice: mi sono da scavare dove ga scavare Cappellari. Solo che Cappellari trova 100 tombe e lui ne trova 2-3, perché ormai le ga scavate Cappellari. E oggi so circa dove sei, però bisogna guardare bene la zona. Dovessi essere dalla parte più esposta al sole, la più bella, che sia a sud-est. Però andremo su questo pezzo del versante, visto che Castellare è enorme, e vedremo, cercheremo di vedere, se passa 130 anni, se vedi le tracce, non può essere gli scavi, però qualcosa di mucchi di terra, cumuli. Dove chi ha scavato? Dopodiché, così vi anticipo, il castelliere dalla foto aerea non sapete niente. Io volevo avere un occhio molto attento. Perché? Perché uno, il castelliere, cerca sempre di vedere con l'occhio la corona. Slivia. Non esiste niente di tutto ciò. Esiste un qualcosa che è, e non è un caso, il gemello grande di Nesazio. Perché quando arriveremo, vedremo degli alberi, e c'è un terrapieno frontale molto alto, come un esercizio.
che ovviamente nel bosco non si vede niente. Quindi ha fatto una riga che chiude la parte più accessibile, da dove stiamo arrivando noi. E tutto il resto è un grandissimo pianoro con dei ripiani, però qua ovviamente non c'è la città romana. Ma la cosa interessante è che scavando questo Hermes trova anche materiali romani, trova anche monete romane. E quindi questo castelliere dura fino all'epoca romana. Fino a quando? Solita data. Le ultime monete sono le monete che trova, le ultime più recenti, Nerone. Ma Nerone è intorno al 50-60 d.C. I castellieri finisci sempre intorno al 60-70 d.C. Cioè dopo basta. Però gli trova anche chiodi, i famosi chiodi che piace tanto a Bernardini, che sono i chiodi delle scarpe romane. Le caligole. Che sì, tipicamente le scarpe militari. Qua erano anche i militari, perché ovviamente questo è il più grande dell'Istria, vuole che i romani vengano a occupare. Quindi la riva fino all'epoca romana, come Nesazio, solo non diventa una città romana, cioè i romani, sì, sì, come farà quasi, lo fa l'eccezione solo per Nesazio, per un motivo religioso, naturalmente. Gli fa questa scelta per Nesazio perché Nesazio è la capitale degli Istri e in più è il luogo di culto principale degli Istri. Allora è come mettere, guarda, adesso si arriva a Roma, voi potete continuare, gli altri non vi interessa. Quindi questo castelliere si chiama Castelliere di Valaron, castelliere perché il nome del toponimo della collina vicina è anche Valaron. Io lo chiamo anche Villanova di Verteneglio o io lo chiamo anche Castellier di Croati. Lo vedrai. Andiamo, forza! Il piccolo marito. Vedete che cazzo, no? No, ma... Noce, che era. Sta ruolendo le noce, non ho mai capito, sai? Perfetto! No! Che cazzo fuori! Quindi è lungo il vallo, quindi quello è così. Siamo sul vallo praticamente. Cosa là? Solo per caso. Una linea che sarà una punta. Una punta e l'ori. E che la punta è la sera. Devo avere la sensazione fisica andando sulla. Guarda che l'idea di come si è fatta, no? Questo era un grande muro. Era la difesa di tutto il castelliere, perché se no te lo passi camminando sul sentiero e non te sei neanche rendi conto. Questa è una roba quadrata, cose più recenti, le si costruisce solo. Questo è il vallo principale, l'unico vallo vero. Però volessi dirarti i ripiani dove gli abitava. E i ripiani devi essere tipo un Nesazio. Questo è come se camminassimo sul vallo di Nesazio. Metà, e dopo dell'altro un'altra valle e quindi l'inizio e finisce dopo che sono due valli. Guarda dove erano le capanne, forza! Praticamente finisci su una valle e su una valle. Andiamo per registrare. Tra che dopo ti troverò un po' di apertura qua. Esiste anche il avanti che sono. Oh yeah, Delaia. Ora sì. L'altra parte del paradiso. Se ti vuoi arrivare qua con la macchina, qua dove c'è anche un pseudo castelliano di fronte, ti devi arrivare dal paradiso. Questi sei di piano. Guarda la dimensione. Guarda un altro qua sotto. Guardalo. Perché in questi castellieri lunghi
qui che per anni non capivo, non abitava con le capanne nel centro del Castellier. Gli abitava con le capanne sui bordi. Lori era sul dritto, ma sì, su queste cose qua. Qua sotto su un altro. Qua sotto su un altro ripiano. Guardi, guarda che bello. Sì. Qua invece c'è un vallo frontale e qua Lori sta di lato. Qui ci sono i ripiani abitativi. No, le pierde. Questo castellier dura almeno 1300 anni, circa dal XII-XIII secolo a.C. dal bronzo finale fino alla conquista romana. Però se è pazzesco, guarda la posizione, vedi come stai di piano. Esatto, guarda, qua puoi camminare. Noi siamo tra due valli. La stessa cosa sarà dalla parte. Proprio la posizione giusta. Un cocktail. Ma è esplorata prima, qua sono dei ripiani. Le cosiddette vanese. Sostegno che compare nella prima metà del ferro. Però il problema di Dante e di molti archeologi era sto muro che vediamo. Se è il muro della cinta o se è il muro di un terrazzamento? No, questo terrazzamento. Ovviamente, questi sono i classici terrazzamenti. La cinta è la cinta frontale. Vede, qua non gli veniva su, no? Qua gli poteva mettere palificata se voleva, ma la vera e propria cinta di questo castellier l'abbiamo fatta all'inizio. Ma no, è per questo che vi dicevo che neanche in Esazio. Gara tutta la cinta che c'è intorno. Avete visto quanti ripiani che ha fatto? Cioè, alcuni sono di una larghezza pazzesca. Questo qui viene a uno solo, che è ancora più largo. Solo che ti guardi nella foto aerea non ti vedi niente, perché ti vedi solo bosco. Solo che sei metri e metri. Dove l'acqua scende giù. Questo prima di Ho trovato un tumulo? Ah, Peter, l'hai messo che muore per pompare. Come in nero? Era stato un tumulo. Siamo appena in analisi preliminare. Più bello. E questa sì. Bellissima, riga. E questo? Se va bene, come viene una mesa comunque. Questi sei. Palenzana? Adesso noi dobbiamo scendere da questo lato perché gireremo intorno a tutto. Ma mi volessi vedere se qua c'è le tracce. Voi potete anche stare qua, mi voglio esplorare qua se le tracce di scale. Guarda che bel collo! Vede rossa, torniamo un tocco, così lo vedremo anche da questa parte. Questo torrente che va nel quieto. Esatto. Uguale, questa è la parte più inclinata, più sub verticale. Guarda il deposito di materiale che arriva dall'altra parte e qua non c'è niente. Il vento che portava via l'odore. E anche un bel poco. Il vento... Sole caldo, le maniche curte. Petro.
con me ma gappa. Quindi questo era il muro che era la porta, giusto? Sì, eh. Probabilmente attenzione che aveva una sola. Però pronti?